senza euforia, perché noi non ci dobbiamo far prendere d'euforia, abbiamo delle aziende fortunatamente che ci danno soddisfazione e non dobbiamo fare che per una pallacanestro dobbiamo, diciamo, creare problemi alle nostre aziende. Questo non Certamente no. succederà mai, insomma. Quindi con la chiarezza che è la caratteristica principale del patron Raffaele Mazzeo, quindi diciamo ai nostri telespettatori che nella migliore delle ipotesi, se dovesse restare a San Severo il titolo della cestistica, si disputerà il campionato di sviluppo, quindi il terzo campionato nazionale. Chiudiamo la pagina della pallacanestro, anche perché siamo praticamente Pino, in volevo chiusura. ringraziare tutte quelle Certo, prego. persone, voglio ringraziare tutte quelle persone che in questi anni, con lo spirito ed amore senza scopo di lucro, hanno collaborato con. Facciamo nome e cognomi. Inizio da te, Pino Pistino, che sei stato addetto Prego. stampa senza diciamo, percepire nessun ricompenso. Ti ringrazio di cuore Prego. e ringrazio tutti i commercialisti che quest'anno, dato che siamo una società sotto controllo della Della Comite, Comite, che è quindi importante anche avere i conti a posto. un'altra cosa positiva, siamo stati promossi dall'ultimo controllo che abbiamo avuto il venerdì di Pasqua, Venerdì Santo, sì, c'è venerdì stato santo, un abbiamo avuto il controllo. controllo della Comite che siamo stati promossi, diciamo, alla faccia di quelle persone che pensavano che la cestistica a San Severo sarebbe stata una società abbiamo avuto dei controlli veramente eccezionali, una sera fino a mezzanotte. Comunque siamo stati promossi, grazie ai commercialisti che hanno il dottor Laurino, il dottor Cristallo, il professor Annolfi, il dottor Lanzone, che hanno portato, diciamo, avanti il discorso della contabilità, il discorso delle paghe, il discorso di questo, senza scopo di lucro. E io a queste persone ringrazio. Un ringraziamento di tutto cuore ad Antonella Ogliunga, che è veramente stata una donna eccezionale, che in tutti questi anni ci ha seguito e senza avere nessun diciamo, compenso economico, e ha portato avanti tutta una situazione economica della cestistica a San Severo. E un saluto a tutte quelle persone che adesso magari non mi vengono in mente, che sono stati vicino alla squadra, hanno dato un contributo, hanno collaborato. Io a queste persone ringrazio proprio. Poi un abbraccio e un saluto, mi commuovo, e a E il tutti i tifosi saluto di San Sei. è più che comprensibile l'emozione di Raffaele Mazzeo che volge al termine questo quinquennio eccezionale, un quinquennio che lo ha visto alla guida della prima squadra della provincia di Foggia, a dover partire con le battaglie sportive a livello provinciale con Lucera, con Foggia, fino ad arrivare alla vice leadership regionale, quindi la seconda formazione della nostra regione dopo Brindisi che è in Serie A1, a disputare partite con squadre del livello di Casale Monferrato, di Venezia, di Barcellona Pozzo di Gotto, di Veroli, della stessa Ferrara che lo scorso anno disputava il campionato di Serie A1. Anche dal punto di vista logistico si è passati dal giocare sui campi di L'Aquila, e non ce ne vogliano gli abitanti di L'Aquila, ma praticamente si giocava in una palestra con le sedie da cucina al posto delle panchine, fino a giocare sul campo della Fortitudo Bologna, il glorioso Paladozza che, ripetiamo, fino a qualche anno prima ospitava le partite di Eurolega di pallacanestro. È chiaro che in questo momento c'è grande emozione ed è comprensibile l'emozione del patron Raffaele Mazzeo. Apriamo una piccola finestra sul calcio, sul campionato di promozione del Girone A. Si è disputata la 34esima giornata, quella che ha visto impegnata la formazione sanseverese giocare sul campo di Bitonto con la Libertas Palese, ha pareggiato 4-4 dopo
essere arrivata anche sotto per 3-1, addirittura riuscita a pareggiare, a portarsi in vantaggio per 4-3. Poi c'è stato il pareggio finale della formazione del Palese, una partita zemaniana, possiamo dire così, per la squadra della società del presidente Dino Marino, che contiamo di avere nei nostri studi, magari proprio a partire da sabato prossimo, quando potremo iniziare a parlare dei play-off a cui si è qualificata la formazione sanseverese. Ricordiamo che Atletico Corato ha chiuso al primo posto in classifica con 78 punti e quindi ha già guadagnato il salto di categoria. Ai playoff si sono qualificate proprio la Libertas Palese con 68 punti, Real Altamura e Canosa con 67 punti e Unione Sportiva San Severo con 64 punti. Una partecipazione anche questa, quella della formazione sanseverese, al primo anno di ritorno nel campionato di promozione. La società del tuo amico Dino Marino, patrone Mazzeo, gli do gli auguri che possa vincere questi playoff e che possa gloriosamente, diciamo, entrare nel campionato d'eccellenza, che se lo merita tutto, insomma. Nell'ambiente calcistico si parla di un tuo ritorno di fiamma verso il calcio? No. E fino a un momento ho detto, noi non possiamo andare da nessuna parte, abbiamo un'attività che ci impegna tanto, quindi non abbiamo tempo da esprimere. Io sono orgoglioso per tutti gli sport di San Severo. Cioè, mi auguro che veramente tutti gli sport di San Severo possano raggiungere il massimo orgoglio di loro, però noi non possiamo partecipare perché abbiamo altri impegni, altre cose, quindi non... Oggi purtroppo queste associazioni, il calcio pure, si parte dalla terza categoria, seconda categoria, promozione, ma già in eccellenza diventa un'azienda vera e propria. Diventa impegnativo lo sport a tutti i livelli, non solo nella pallacanestro, non solo nel calcio, ma nella stessa pallavolo o nelle altre discipline. Certo. Incominciano a costare i campionati, perché oggi non è tutto il ghiaccio, dice no, ma quei campionati, i campionati oggi si fa, se devi fare un campionato che devi partecipare, devi dare soddisfazione, ci vogliono i soldi, cioè i campionati costano. Non c'è nessuna cosa. Comunque, vi ripeto. Do tanti auguri a Dino Marino che lui possa raggiungere il suo scopo, quello di vincere questi playoff e di approdare nel campionato di eccellenza. È volato via il tempo a nostra disposizione, anzi abbiamo anche un po' sforato rispetto alle previsioni, non ce ne voglia il buon Franco Busini. Il mio augurio particolare va a tutti i tifosi di San Severo, a tutti gli appassionati che seguono la pallacanestro, perché loro sono il sesto uomo in campo, abbiamo un pubblico eccezionale che non merita di avere, diciamo, queste parti di disavventura, diciamo, dirigenziale. Cioè, il pubblico di San Severo meriterebbe una società forte, solida, che li possa portare il più lontano possibile e dargli soddisfazione, perché veramente abbiamo un pubblico eccezionale, un pubblico che fa paura. In Italia il pubblico di San Severo fa paura, questo è. Quello stesso pubblico che ha ricevuto complimenti ovunque è andato, ovunque ha dimostrato di essere caloroso come pochi pubblici riescono ad essere in Italia. Chiudiamo qui, vi ringraziamo per la gentile attenzione e vi ricordiamo che il prossimo appuntamento è a sabato quando parleremo del prossimo weekend sportivo, quello che vedrà assoluto protagonista il calcio con l'Unione Sportiva San Severo. Ringraziamo il patron Raffaele Mazzeo, con cui abbiamo chiacchierato di questi suoi 5 anni alla guida della cestistica, 5 anni che a quanto pare volgono al termine, e ci auguriamo ancora che possa esserci una finestrella, uno spiraglio